Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndreLink91 su Inazuma Eleven Galaxy Big Bang. Non abbiamo ancora finito il gioco, o meglio abbiamo finito la storia, ma ci mancano ancora un po' di partite da affrontare. E oggi ovviamente un altro Legendary Gate. Vediamo un po' oggi che cosa ci riserva la sorte. Quale squadra ci toccherà affrontare? Resistance contro Inazuma Japan. Oddio, per un attimo ho letto leggendo. Come leggendo? Che significa? La partita che abbiamo fatto qui contro la Resistance. Ma siamo noi la Resistance ora? Può essere? Comunque sì, ho dei capelli improponibili, ma ci stanno, perché se siamo noi la Resistance e siamo più forti, che senso ha questa partita? Non ha senso, assolutamente. Non so neanche che tipo di tecnica abbiamo. Bailong, che a voi piace, ma non capisco perché, è forte, ma dove sta che è forte? Perché ha 123 in attacco a livello 25? Sì, in effetti. Però non mi piace, non mi piace come personaggio, non ci trovo nulla di che. La squadra, se era quella che avevamo a livello 20, beh, la conosciamo, no? Una cagata praticamente, perfetto. Mi sembra un pochino più forte effettivamente però, eh. No signore. Va bene, cominciamo. Passiamola dietro, io ho sempre la mia tattica preferita per attaccare, per iniziare la partita. Oramai chi mi segue da tempo sa che su Inazuma gioco in un certo modo. Abbiamo 84 punti tiro, ma porca miseria. Vabbè, tecnica, però porca miseria, ne consumo 70 solo con questa. White Hurricane, speriamo che ne valga la pena. Certo, è potenziata al massimo, poi è una mossa di livello G. No, non va bene. Abbiamo un tiro elevato, no? La statistica di tiro era piuttosto elevata. Però no, troppo basso. No, oltretutto la tecnica era a livello massimo. Che significa? Però comunque sia, giocare con la Resistance Japan potrebbe essere interessante. Potrebbe davvero essere una cosa molto carina. Shin Fushino Mai, perfetto. Vento divino. Bah. Un fallo che non doveva esserci. Turbo palla? No? Allora con Njord? Niente. Che io ho malamente chiamato Njord su Let's Play di Luce. E chi guarderà quel Let's Play oggi mi prenderà per un analfabeta, ma è andata così. Guardalo! Allora facciamo... Devo andare con Edding, con colpo di testa. Non potrebbe, cioè sarebbe... No, dicevo, non dovrebbe neanche fare l'animazione che lui cerca di bloccare la palla. Sarebbe impossibile. Mi sta qui, quindi io salto, vado di testa e lui sta ancora per terra. Perché non sa quello che io andrò a fare. Capito dov'è l'inghippo? Ti frega in questa maniera. Tengete. Oppla, passo di qui. Vediamo un po' che cosa ho fatto qua sopra. No, aspetta. Facciamo così. Eccola, passo a lui. Se mi libero. No, il pesciolino non si libera. Allora con Njord. Che con Njord dovrei essere abbastanza. Dovrei avercelo un tiro. Eccolo, guarda che gioco. E non è neanche la giocata più bella che ho fatto. Oh, panza blizzato! Versione 4 oltretutto. 209, mamma mia, che ciofeca. Però va bene, però se non c'è gusto, se lui non usa le tecniche di parata. Non c'è gusto proprio. Cioè, la sto conducendo io, potrei anche fare 10 gol. Se potesse ricaricare i personaggi, ovvio. A parte che l'altro giorno ho fatto 14 gol durante una partita contro gli amichevoli senza usare punti, quindi
E poi abbiamo visto che comunque sia il portiere neanche ci ha provato a pararla prima. Perfetto. Oddio, capitano Akab, capitano Akab. Uppla. Vediamo un po' che tiro ha. Ok. Ah, flying fish, pesci volanti. Questo è un tiro lungo. Però, cioè se non para questo mi disinstallo proprio. No. Disinstallo tutto quello che ho dal computer disinstallo. Però non lo faccio perché poi dovrei reinstallare tutto quanto. Quindi sarebbe solo una perdita di tempo. E stresserei solamente il computer. Quindi no. Perché intendo rifarmelo il computer, ma c'è tempo. Questo è una bestiola che... Mua! È un computer proprio potente. Ho pagato poco, ma c'ha delle componenti, ragazzi, che alcuni computer di oggi se le sognano. Vai. Michael potrebbe essere uno che mi porta alla goal. Perfetto. Michael Kuhn! Ah, ecco cos'è che non mi riportava. Invece di chiamarlo Doug, l'ho chiamato Michael. Ma posso essere più idiota di così? Opla, eccolo. Ok, ce la possiamo fare anche da qui. Che tecniche ha? Wolf Legendo. Oh, Wolf Legendo mi piace. Plasma Veil. E Sonic Shoot. Facciamo un po' questa qui. Non ho capito che roba è. Plasma Ball. Ah, ok. Non riuscivo a capire che roba era. 5? Siamo al quinto? Sì. Beh, ragazzi, insomma, spero che nel secondo tempo facciano qualcosa, che si sveglino, perché sennò davvero posso arrivare a 10, eh. Non ho punti per farla, sennò ci avrei provato davvero. E se avessi fatto gol avrei riso tantissimo. Ah, che formazione, non c'è nessuno a prendere la palla qua su. Mannaggia, vai, Sonic Shoot, tiro livello S addirittura. Mi piace l'animazione, mi piace. Perché è come se si fermasse, prendesse velocità girando su se stesso e poi parte filata. Mi piace. Però il mio tiro preferito forse è Grande Fuoco. Insieme a Fiammata Tripla. Anche se la prima volta che vidi Tormenta di Fuoco rimasi... Wow. Ok, vediamo un po' cosa possiamo fare. Niente. Qui proviamo palla, perfetto. Un po' mi dispiace rubare palla ai miei stessi compagni. Però non me l'ha passata. Perché non me l'ha passata? Avevo toccato bene. Ok, fine primo tempo. No, ragazzi, che noia però. Quando è così non c'è gusto. Possiamo vincere facilmente. 85% di possesso, ma... Uffa. Sapete che faccio? Mo, se arrivo in porta, cambio un attimo la disposizione dei giocatori. Metto quelli che non hanno mai tirato e che sono ancora carichi. Che però hanno il tiro, ecco, insomma. Devono avercelo almeno un tiro. Anche, che ne so, colpo potente. Per dire che ha 5 di potenza. Però insomma, vorrei mettere qualcuno che... Un po' per cambiare, perché mi sto annoiando molto durante questa partita. Contate che quando uscirà in Azum Eleven italiano, che sia patch o che sia il gioco ufficiale, queste qui non le rifaccio in video. Cioè, sul canale porto altro. Porto altre partite, cosa che farò con Chrono Stones a breve. Chrono Stones lo faccio uscire domenica. La domenica faccio uscire Chrono Stones come video domenicale. E faccio vedere qualche partita, insomma, un pochino più interessante. Doppio triangolo Z, bello! Bello! Lui, quella mano oramai è distrutta.
mano, braccio, tutto. È come Midoriya quando fa lo smash, non ha più niente, è polvere. Mi dispiace per lui. Ah, dovevo cambiare formazione, vabbè, mo tanto voglia. Facciamo un altro gol e via. Inoltre, ragazzi, ho potenziato la squadra, quella principale, un bel po'. Potrei già andare ad affrontare la squadra di Sarges, ma non per il livello. Quanto per le statistiche. Li ho allenati con la Black Room, insomma, stanno davvero al top ora. Perfetto. Ho messo altri tre ragazzi che possono attaccare. Eccolo, va. Questo è il capitano della squadra di Axel, se non sbaglio. Vediamo un po' che facciamo. Infinity Zero, bella. E siamo col capitano. Dovrebbe essere questo il capitano della squadra di Axel, che poi il Monte Olimpo, se non sbaglio, si chiama. Ah, ok. Ballista Shuto. Bella, mi piace. Questo è un personaggio che mi piacerebbe avere in squadra, ma solo perché è il pupillo di Axel, non per altri motivi. Beh, insomma, vorrei ben vedere. Facciamo tirare Mahori. Sì, vai. Houdini! Si chiama Mahori in giapponese. Vai, un po' capire perché. Iriusionburu. Shin, oltretutto. Quindi reale. Ah, no, cerco di evitarlo. No, niente. E vabbè, però. Sembra quasi che la Inazuma Japan sia di livello 5 massimo. Vai, Maboroshi Shoto. Anzi, non è shoot, è shotto. Diverso. È molto diverso, non so perché, ma è diverso. Questa è forte. E non era colpo critico. Insomma. Contro White Hurricane. Non lo so perché fanno così. Non so, forse. Non è che questa partita è scriptata per farti vincere a tutti i costi. E quindi a volte il tiro è debole, ma è abbastanza forte per segnare. Voglio dire, White Hurricane, che è molto più forte di Tiro Fantasma, ha fatto poco più di 300. Invece Tiro Fantasma ha fatto un bel po' di più di White Hurricane, quindi... Attenzione, sto dicendo in proporzione alla potenza del tiro e alla potenza di tiro del giocatore. Sia chiaro, quindi White Hurricane è molto più forte di Tiro Fantasma. E anche Bailong è molto, ma molto più forte di Harry Houdini al tiro. Quindi, in proporzione, Tiro Fantasma ha fatto molto di più di White Hurricane. Vorrei sapere se la partita è fatta apposta per farti vincere, quindi calcola il giusto. Però basso, cioè, è un po' difficile da spiegare. Purtroppo quando devo spiegare una cosa mi rimane difficile. Head of Bazooka, ok. Tipo per esempio ora, no? Il tiro è 98. Ok, ora non posso farvelo vedere. C'è qualcosa che non va. Niente, volevo passarla dietro ma niente. Fallo? A parte c'era lui, vabbè. Ultimo gol? Proviamoci. Buono. Ma si è ricaricato? Mi avete scritto che anche in Chrono Stones si ricaricavano i personaggi dopo il primo tempo? Ok, ma qui si è ricaricato ora. Ho visto male io. No, ho visto male io, dai. Non può essere. Se no c'è davvero qualcosa che non va con questo gioco. No! Pensavo che corresse in avanti, invece è rimasto indietro. Vabbè, calcolato male.
Ma cosa? Ma ancora non finisce? Kami no Takto! Bastone divino! Ciao! Oi 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 oi! Un po' noiosa come partita, ha vinto molto facilmente. Facile facile. Mi avete detto che c'è anche una partita contro Ogre, che è difficile. Boh, spero di farla per ultima. E poi proprio l'ultimissima contro la squadra di Sarges, la Big Bang. Vedremo poi, tanto so dove trovarle, me le sono scritte qualche giorno fa, cercavo appunto su internet dove sono le partite dei Legendary Gate, c'era un video dove faceva vedere dove trovarle tutte. È uscito 4 anni fa quel video, quindi proprio tanto tempo fa. Va bene Cuggi, per questo video è tutto, il prossimo penso che inizierò a caricare Inazuma Eleven anche di domenica, perché ce n'è bisogno assolutamente, dato che comunque si è iniziato Yo-Kai Watch 4. E spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente in descrizione vi ricordo sempre il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye.